manga. Ciao, Jody. Manga Jody. Ciao, Jody. Ah, io. Ragazzi, io vi saluto. Ciao, no, conosci Jody? Ciao, ah, vabbè. Ok, dai, conosciamo Jody. Piacere, Volpe. Sono piacere, Jody. Io sono Volpescu. E tu? Io sono Jody. Vabbè. E raccontami di te. Raccontami di te. Sono un ragazzo. Anch'io? Hai presente Crimson Mentone di due fantagenitori? No, non c'entra niente. È body shaming questo. Ma non c'entro niente, casomai, cioè, quello aveva il mento grosso, io ho le mandibole grosse. Vabbè, la stessa cosa. Vabbè, non scappare dal discorso, raccontami di te. Niente, sono un ragazzo di 26 anni, quasi 27 fra un paio di settimane. Hai pippato oggi, Gio? Ho pippato? No. No, ho pippato. No, ok. No, io sono contro le droghe pesanti. Vabbè. Ok. Quindi 26, quasi 27 anni? Sì, non so, mi piacciono le ragazze. Ok. Sono giovani. Ragazze giovani, sì, è vero. Okay. Non è vero che la mia ragazza ha 16 anni, Bitez ha 18 anni, la mia ragazza. Anche se l'avesse 16 andrebbe bene, perché... Lo so benissimo, infatti la prima cosa che ho fatto con lei è stata a 16 anni. Stai buttando i cappellotti per terra, Dario? No, stavo guardando... Sta attaccato cosa... il termosifone, lo sta decorando. Sto guardando la cosa del parquet, vai tranquillo. Giordi, ma fra due settimane è il tuo compleanno, hai detto? Sì, il 7 giugno. Ma sul titolo della live scriverai oggi è il mio compleanno? No, penso scriverò boh, live auguri. Di compleanno. No, live di compleanno è troppo didascalica. Imparo da diversi colleghi che anche dei titoli un po' casuali vanno bene. Ok. Bene. Veramente. Cos'era quel verso là, Dario? Niente, era una cosa, si vedeva sullo sfondo. Anna. Dai, Anna. Va tutto bene, non preoccupatevi. È possibile che questo weekend abbia da fare. Quindi? Hey? Niente così. Hai da fare questo weekend. Buona fortuna. E stai dicendo che non verrai al pub dell'amico? No, non è weekend, quello è venerdì, è considerato weekend. Sì. Vabbè, effettivamente diciamo che a cavallo. Sì. Boy. Oh. Jody, mi stai sul cazzo. E cosa è successo? Dove? T'hanno cacato nel cesso. E hai mai scopato il roleplay, Jody? Raccontami un po' le cose. No, ma ho scopato per divertimento, nel senso per gag, perché faceva ridere, tipo far partire l'animazione dello scopare in mezzo alla strada, ma con i vestiti di fatto non avveniva una penetrazione visiva. No, di che fai su Twitch? Variety streaming. Sì. Adesso volevo iniziare anch'io i Takes Two con Stefie Vita. Top! Mi state divertendo voi, ragazzi? Sì. Jody, hai mai fatto una rissa? No, ma ho rischiato di prenderle forte una volta nella mia vita. Perché? Non hai mai picchiato un uomo? No. Vabbè, quello non è io, Volpe, non è. Una domanda. È una donna. No. Una donna solo sculacciate. Ci sta. Sì, così si fa. Grazie, Babbo Natale. Va bene. Very good. Texano totale. Lisa with stone. Ma perché tu, Volpe, sì? È per menavi. Cosa? Tu menavi? Non si dicono queste cose. Mi ho fatto a botte col tizio qualunque una volta. È vero. Mi sembrava più pacifico della Tomodachi il tizio. No, ma sei pazzo, non lo conosci. A parte che è grosso, ti schiaccia con uno sguardo. Ma poi si incazza a caso per ogni cosa. Come Toki, tu non ti immagini che me ne qualcuno Toki, il fratello di Lore. No, dai, come? No, Jody, porco di Dio. No, bestemmia. Jody, porco Dio. No, cosa? Di nuovo. Dai, ma che cazzo dici? Ma chi cazzo è poi Lore? Ma che cazzo dici? No, era un gioco di parole, ragazzi. Toki, il fratello di Lore. Loki, il fratello di Thor. Te sei un... Te veramente sei da denuncia penale, eh? Non l'avevo capita. Adesso ti devo spaccare la faccia, però. Ecco. Non c'è cattivo più cattivo di un buono che diventa cattivo. Va bene, ricordate. Questo è un problema. Questa l'ha detta Globo Super Saiyan. Va bene, sì. Ma scusa, Jody, lo sai chi è Toki, però, no? Cioè, era solo uno scherzo. Sì, lo so chi è Toki. Chi è Toki? Vai,
Vai, spiega. È il fratello di Fabio Faz. Sono talmente enormi che per me che nel guerriero è Nani e basta. Bellissimo, man. Bello. Grande. Questa è spassosa, questa è veramente uno spasso. Non è una battuta, è vero, è l'unica cosa che ho visto di Kenny Guerriero è quella. Ascolta, Jody, ascolta Dragon Ball di Carpa. Sì, molto. Vabbè, però anche Volpe detto con un tono tipo Volpe, anche te le solite domande li fai, ma scusa. Ti spiego, è per sondare il terreno, ma è per capire un pochino. Cosa si parte dalle basi, si parte dalle basi. Io Dragon Ball lo amo, avevo il video di con la canzone personaggio preferito. Personaggio preferito. Beh, Krillin con gli occhiali da sole. Spiega. Perché comunque è il momento in cui l'ha visto nel tuo avatar. Ci è rimasto Volpe, perché sta cosa che l'hai ingannato, perché oltre a dire la cazzata l'hai anche preso per il culo. Ma perché per forza Dragon Ball è base? Pure Doraemon secondo me è una base. Doraemon, hai visto? Doraemon è mio fratello. Sì, certo, Dragon Ball, certo, fratello. Doraemon ti piace? Sì, ho visto di più Dragon Ball, però Doraemon lo trovavo un pochino più di svago. Di svago. Il finale di Doraemon che in realtà era tutto un sogno? Una sorta di sogno? Ma, no. Questo dove l'hai letta? Su internet, sta cazzata. Jody, stai per entrare in una valle di lacrime, te lo dico subito. E invece nell'ambito comics come sei messo, Jody? Ciao. Avevo comprato l'edizione quella con i numeri rossi di Naruto, che non era la prima, perché quella prima era un comics. No, intendevo fumetti americani. Ah, perché quelli sono i manga, è vero, scusa. Sì. Fumetti americani no, non conosco nessuno. Ok. Se non forse qualche Spider-Man. Ma così ce l'avevo, la spazzatura, dici. No, sì, l'avevo preso così perché l'avevo trovato, ma non l'avevo mai. Jody, tu sei laureato? No. Racconta il percorso di studi. Il percorso di studi, mi sono fermato a 7 esami della laurea di. Come si chiamava la facoltà, cazzo? Vabbè, Jody, ma. Grande. Sei un full time streamer adesso. No, diciamo che lavoro anche in radio e. Per bambini. Sì, vabbè, per bambini più o meno. Sì, anche in televisione per in programmi per bambini, effettivamente. Racconta un po' dove ti si può trovare, dunque. Su RDS Next, che è la social radio di RDS, e su Dea Kids ogni lunedì sera con il mio programma Ready Music Play con 4 ragazze minorenni che ballano. Ma un grande. Però cosa pensate di Naruto? Una merda. Aspetta, forse riesco a dirtelo. Aspetta. Vai. Un attimo. Volpe ti cade addosso, te lo dico. Ti tengo incontro, Volpe, ti aiuto. No, c'era un problema, avevo il noise suppression attivo e purtroppo non si è sentito lo scorreggione. No. Mastodontico, proprio un La minore potentissimo. Ecco, questo è Naruto. Ecco, questo può sintetizzare il mio pensiero. Per mio fratello Volpesco, questo è altro. Grazie mille, Angelo, amore mio. Comunque, Angelo, c'è dei problemi fatti contro la svetta, secondo me, però... Magari no, ma tutto bene, non è un problema, è una qualità. Che ne pensi, scusa, Jody, di Naruto? Ma a me mi aveva appassionato molto, soprattutto all'inizio. Sì, l'inizio è bello. Mm. Ma per la figa o perché... No, due cose mi piacevano. Mi piaceva l'amore-odio tra il protagonista Naruto e Sasuke. No, e poi gay. No, sono eterosessuale. Okay, scusami, no, pensavo un'altra cosa, scusami. Poi mi affascinava molto il personaggio di Gaara e in più mi intrigava molto Hinata. Devo ammettere che la mia primissima esperienza di autoerotismo l'ho avuta con un hentai di Hinata. Rispetto. Senti, aspetta, capiamo. Cosa ti attira di più, la frangetta o il fatto che non si vedessero le pupille? La seconda cosa. O le pupille, okay. Perché c'erano anche delle belle bombe. Ma soprattutto negli hentai. Due pere? Sì. Porco Dio. Sì. Quell'altro che si esce, tanta lui, roba. Lui, ragazzi, se ci fossero le ragazze 2D alla fine, cioè sì, io non vivrei più.
già ora vivo male perché non ci so. Ci hai visto lungo perché alla fine Naruto si sposa con Inaba. Sì, vabbè, ma perché quell'altro gliela dà, quindi è super stronzo. Sì. Animale proprio. Ma poi quell'altra, cioè nel manga, nell'ultimo capitolo, spazza. Cosa, Sakura, spazza. Cioè proprio, col figlio che se ne va, lascia il tetto coniugale con due figlioli, lei che spazza. Cioè proprio tremenda la fine di Sakura, veramente, tremenda. Ma poi nell'anime hanno fatto un episodio che sembrava le cerimonie della sorrisa, praticamente. Un matrimonio napoletano proprio. Naruto è cotto e ho finito e mangiato, no? Sì. E adesso sì. C'è un sequel. C'è Gohan, adesso c'è Gohan. Naruto Boruto, Z. Naruto Boruto è il... sì, Naruto Z. Boruto è il figlio di Naruto? Sì. Sì. Figlio di Naruto è nata. Questo titolo allora l'hai voluto. Boruto, allora l'hai voluto. Ma voi ritenete che Boruto sia una mossa solo per far soldi da parte no, di... No, ma va, impossibile. Ma sei pazzo, Boruto è uno dei manga più belli, secondo me, degli ultimi 50 anni. Ma anche di più, ma supera il predecessore. Ma supera di gran lunga il predecessore, grazie al loop genetico. Ma infatti è questo che colpisce. È questo che colpisce, che nonostante... arrivi da un'opera già clamorosa come Naruto, lo supera, tira fuori questo, ma incredibilmente. Mamma, cioè, mia, una roba veramente. Ti ricordi come ci si rimase male noi, no? Perché si spregiava, eccetera. Poi Volpe l'abbiamo letto e siamo rimasti basiti. Mamma mia, basiti, completamente distrutti. Proprio. Sì, non cioè, sto capendo se siete no. Recuperatevelo, chat, perché è una cosa pazzesca. Anche l'anime, guardatevi tutti i filler, incredibile, cioè roba che Tezuka. A proposito di Tezuka, sì, cosa pensate di Devil May Cry Baby? Che non c'entra con niente Tezuka? Con Tezuka. Cosa? C'entra assolutamente niente con Devil May Cry Baby. Zero assoluto. Penso che è un fratello, ecco cosa penso. Ah, Tezuka è quello di Astro Boy, è vero. No, dicevo, invece Devil May Cry Baby, cosa ne pensate? Oddio, basta. Capolavoro d'animazione, tratto da un'opera incredibile. Sì, è una cosa incredibile. No, Volpesco, a te piace Devil May Cry Baby? Sì, mi piace moltissimo. Ok. A posto. Stasera lo continuerò. Hai letto il manga tu? No. Mi è stato consigliato da Dario e poi ho avanzato una critica da ignorante, che poi infatti Dario mi ha saputo benissimo contestualizzare il perché io abbia detto questa cosa da ignorante, e cioè che era disegnato male. Devil May Cry Baby disegnato poi male. Gli hai dato la possibilità, l'hai visto un po'? Sì, adesso sono andato avanti un pochino. No, aspetta, cosa hai detto che era disegnato male? No, ma l'ho già purificato. Sì, mi ha già purificato, nel senso che... No, voglio studiare il pensiero. Allora, io ho fatto questo ragionamento, che diciamo che io sono stato abituato a vedere non tantissimi anime, perché non ho una cultura approfondita sugli anime. Basta pensare che è il mio anime preferito, nonché uno dei miei film in generale preferiti. Non lo dico. Vabbè, però puoi capire. È un film un po' sopravvalutato da alcuni, e giustamente sottovalutato da altri, a quanto pare. E, comunque, ho detto che pensavo che molti dei disegni di quell'anime fossero un po' abbozzati, soprattutto quelli in lontananza, fossero dei tratti sporchi, no? Un po' scoloriti e tutto quanto. Ho detto questa cosa qua, e poi Dario mi ha detto che è proprio una scelta artistica, cioè nel senso quella di fare questi tratti un po'... lui aveva usato questa parola, un po' sporchi, no? Un po' così. Sì. Però è perché evidentemente non ho considerato il... la parte proprio di scelta stilistica autoriale, di tutto questo. Autoriale. Sì, autoriale. Certo. Bene, vedo. Ti sei sentito male? Sì. Okay. Ok, capisco. Beh, leggiti il manga. È importantissimo recuperare un manga di questa statura, assolutamente. Jody, te lo consiglio con il cuore, ed è molto corto, sono solo 5 volumi. Okay. Diciamo, lo scheletro di entrambe le opere è la stessa cosa, però il contorno è un po' diverso. Che belli manga corti.
Io me li, quando piano piano me li leggerò quelli corti e belli. Per esempio, l'altro giorno stavo in fumetteria, il mio amico mi faceva, c'era il coso, c'era Monsters di Urasawa. Monsters e Company. Prendilo. Ho detto, ma dai, sto a leggere Berserk, una cosa per voi. No, dai, che figo. Ma poi, scusa, in fumetteria hai trovato la deluxe di Monster? Era un volumone grosso. Sì, è tutto insieme. Era un volume così, con tutto insieme. Volevo chiedere una cosa al volo su Devil May Cry per godermelo un po' meglio. Devil May Cry, bellissimo gioco. Mi piace. No, Devil May Cry Baby, scusate. Però okay. Sì, tra l'altro era pure c'è stato questo misunderstanding tra me e Dario quando io ho detto, il gioco, quello con Dante, e allora lui si è preso male. Cosa cambia tra il fumetto e l'anime è ambientato allora, adesso, Jody, ma è la stessa storia? Jody, alla sembra. Già diventa la stessa storia. Il manga... Il manga è fatto da un altro autore che si chiama Go Nagai, che è ancora vivo, un autore vivente, una leggenda, è colui che ha inventato i robottoni, super robots, cioè Goldrake, Mazinga, eccetera, eccetera, e a un certo punto fece questa storia che si chiamava Mao Dante, che era una storia praticamente dove lui sparava a zero sulla società giapponese, sparava a zero, diciamo che era un'allegoria della società giapponese, lui era violentissimo con tutti e tutto, perché voleva fare una storia proprio di rottura, ed era ovviamente ispirata ai Sabba e anche a qualcosina della Divina Commedia, ovviamente dell'inferno, quindi demoni, mostracci, eccetera, eccetera. L'associazione dei genitori, ovviamente, comunque tutti i genitori si lamentarono di questa violenza, eccetera, eccetera. Lui fece una cosa ancora peggiore, fece Devilman, dove la critica alla società giapponese è ancora più violenta, cioè gli umani in generale, c'è una critica spietata. Mm-hmm. È molto violenta, molto cruda. I primi capitoli sono molto in stile Nagai, ovvero l'eroe che affronta il mostro. Poi sono molto horror i racconti, ma è molto tradizionale come racconto, cioè l'eroe sconfigge il mostro uno versus uno e si picchiano. Poi a un certo punto la storia vira verso storie più cupe, e il campo si allarga a tutta l'umanità che ovviamente, per paura di affrontare i demoni, inizia a puntare il dito su tutti, anche gli umani che demoni non sono, e quindi succede un tumulto, c'è razzismo, c'è violenza, c'è cattiveria, eccetera. Però è un'altra storia, c'è una storia che devi proiettare negli anni 70 con un tratto molto diverso da quello di Yuasa, anche questo lo troverai sporco e anche a volte diciamo un po' più infantile, ma leggilo perché è veramente figo. E poi, raffrontalo con Devil May Cry Baby, che è la versione di Yuasa, che è un altro grandissimo autore che ha fatto tantissime altre cose fighe, che però prende la storia di Nagai, la reinterpreta, la proietta ai nostri tempi e la fa sua in un certo modo, rispettando però l'originale. Quindi è veramente un'operazione bella quella di recupero del manga, perché il manga non è invecchiato male. Anzi, a parte forse i primi capitoli che sono un po' classici, però per il resto è veramente un bel manga. No, per essere vecchio così è di una godibilità del 70, quindi insomma, 1970, 50 anni di manga, però qua ci sono delle scene, soprattutto negli ultimi volumi, gli ultimi tre volumi, che sono veramente di una violenza e di un'attualità spaventosa. Sì. Una roba che ogni volta che lo leggi stai sempre male. Mamma mia, ma proprio horror, ti dà proprio fastidio, nonostante quei tratti, lo vedrai, sono molto spessi, ripeto, di un'altra epoca, di un altro periodo storico, fanno veramente paura, uguale. È impazzito completamente. Stile particolarissimo, cioè si parla di anni in cui non esisteva uno stile al 100% consolidato per il manga, quindi era roba, sembra quasi sperimentale, strano, è un tratto, cioè questi corpi felini così sporchi, una cosa stranissima, a me piaceva proprio il fatto che quando faceva uno spruzzo di sangue, perché qualcuno pigliava una botta, qualcosa, o gli tagliavano un arto, c'era proprio infilava l'inchiostro dentro alla boccetta dell'inchiostro, e poi soffiava sulla tavola quello che c'era sul pennello. Prendeva il pennello, bomba. Ficcava dentro l'inchiostro e poi soffiava, e c'era lo spruzzo proprio del sangue sulla tavola. Proprio uno che spruzzo vero. Molto violento, non si fa problemi a distruggere, squartare, splatterare. Però non è uno splatter fine a se stesso, molto interessante. Poi c'ha questi tratti grezzi, si vede con questo pennino ruvido, proprio buttato via, fighissimo. Mm-hmm. Sì, Cationi è di Nagai.
E tra l'altro, ma va bene fortissimo. Se guardo prima, va bene se guardo prima l'anime, poi sì, sì, va bene uguale, tanto sì, cioè, alla fine ma l'anime di Cry Baby, ci saranno dei collegamenti che vanno bene. L'anime di Cry Baby, come, no? Come... Sì, di Cry Baby. Non l'anime di Devil May Cry. Esiste? Sì, sì, ma sì, lascialo, sì, stare, lascialo stare. Non toccarla quella roba. Ok. Non è orrendo, ma nemmeno bello. Cioè, a parte, so che Volpe parla di Devilman, quello col costumino tipo Superman. Sì. No, no, sì, ne hanno fatto anche un altro, che non è male. Io UAV. Ci sono gli UAV, quelli ispirati a Evangelion. Gli UAV sono belli, però... Belli, secondo me, no. Sono... Sì, forse è troppo. Boh, ma anche lo stile figo, però non, boh, non è... Devi, devi leggere Devilman, devi per forza leggere, purtroppo. Mm-hmm. Purtroppo, okay. Capolavoro assoluto, clamoroso. Va bene, Jody, sei convinto? Va bene. Sì, stavo guardando un po' di immagini anche di quello che mi avete, sì, di non guardare. Ma occhio, non guardarlo, perché siccome il manga è talmente piccolo che sono 5 volumi e un omnibus, che fai presto anche a spoilerarti, perché di solito negli articoli mettono le scene più violente, più impattanti, proprio per scioccare, quindi... No, ho paura di non riuscire bene a... Cioè, non essendo, non avendo io molto una cultura su questa cosa qua, no, ho paura di riuscire a godermi a pieno. No, allora, no, se fai così, Jody, non leggerai mai niente, te lo posso assicurare, perché da tutti, noi abbiamo iniziato tutti da qualcosa. Devilman ci sta per iniziare, non è mica un brutto entry point, Anche per finire. Una volta detto quello, sei distrutto completamente. Ah, ma addirittura così tanto? Cioè, io non avevo idea che un manga potesse arrivare a provocarti queste sensazioni. Allora non leggere mai Io ho letto centinaia ed è il mio preferito. Quale? Devilman. Ah, ok. Assolutamente. Oh, Jody, non hai idea di che mondo assurdo è. C'è del no, mi devo comprare adesso l'omnibus. Allora. Vai, buttati. L'abbiamo fatta. Gli ho fatto ormai il capito il momento manga extra per lui. Se lo comprava, mi faceva cazzare. Ma meglio un omnibus o secondo manga io? Allora, senti, secondo me è praticamente uguale. Per comodità ti direi l'omnibus, però anche i volumetti sono bellini. L'omnibus è un librone. È un librone solo, sì. La Omnibus, cioè, il cofanetto, i volumetti, hanno il vantaggio che te li puoi leggere anche sdraiato nel letto. Così sì, sì, è vero, però, però è comodo, dai. È comodo, i cazzi in culo sono buoni. Sì, un po' di risparmi spazio. Ragazzi, posso leggervi una recensione di un certo Amazon customer che ha detto deluso della Omnibus? Ma cosa dice? Dai, già sentiamo. Cosa dice lo content. Ha dato 2 stelle e ha detto: sarò controtendenza, ma a me questa edizione non è piaciuta. Ho letto Devilman della prima edizione della Granata Press, bella, ed è anche le, è anche bella, le primissime edizioni della capolavoro, capolavoro. Granata Press, simbolo di qualità. Vabbè, andiamo avanti. Ho trovato questa edizione molto male impaginata. Alcuni episodi sono stati spostati all'interno della trama, altri sono proprio mancanti. A favore dell'inserimento di episodi a colori molto belli, ma che poco hanno a che fare con la trama originale del manga. Molto, molto bella come opera per chi vuole possedere un manga di Devilman, con una raccolta di molte tavole riferiteca. Riferiteca questo fumetto. Vabbè, poi è analfabetismo, entra in gioco. Sì, esatto. Meno bella per chi, meno bella per chi come me è affezionato alla trama originale, che qui viene stravolta e risulta mancante di molte tavole. Ah, ma quindi no, ma non è vera questa cosa. Mi sa che ha sbagliato qualche cosa. Non è vera. L'omnibus. Vabbè, comunque, nell'omnibus e nel cofanetto dell'edizione, diciamo più recente, ci sono anche i capitoli time trail. Sono viaggi nel tempo fatti un po' così. Sì, diciamo che è la presenza demoniaca, cioè ci fa capire che il demonio si è annidato in alcuni personaggi storici importanti, e che quindi il demone, diciamo, o comunque la figura satanica, ha influenzato la storia in qualche maniera. Ma scusa, non posso recuperarmi i volumi più belli, tipo quelli di Granata Press? Adesso mi incazzo, adesso purtroppo mi dovrò incazzare, è l'unica cosa che posso fare, mi è rimasto solo questo. No, allora, la Granata Press è la prima casa editrice in Italia che ha importato manga. La prima,
si parla di tanti anni fa, la prima, quindi okay. Traduceva a cazzo, il font faceva cacare, tra l'altro era font fatta a mano, le edizioni erano, gli dobbiamo tutto a Granata Press, però allo stesso tempo le edizioni proprio povere, perché nessuno credeva nel fenomeno manga, pochissimi. Questo qui, i volumetti okay. E l'Omnius sono edizioni buone. Prenditi i volumetti per stare tranquillo e basta. Okay. Anche perché ci sono le tavole a colori e tutto. Se no, poi mi fai arrabbiare. Va bene. Non avete... ascoltare le recensioni degli Amazon Customer perché ti prendo le palle e te le ficco in bocca. No. Ma... avete per caso un link con cui posso acquistare? Che vi do almeno... No, no, piglialo su Amazon. Se no, se c'è, ma non so se c'è su Mangaio. Grazie a pari deficiente 96 Edux. Prova su Mangaio col codice Volpe. Su. Ok. Cofanetto, puoi usare il codice Volpe. Vediamo Mangaio. Ma lo dice per te, non è che... Certo. Sì. Ma io non guadagno niente da questo sconto, nulla.